Gentili telespettatori, buongiorno dalla Basilica di San Francesco in Assisi, in cui è cominciata la tradizionale cerimonia di consegna della Lampada della Pace. Quest'anno la Lampada della Pace verrà consegnata dai frati francescani al re Abdullah II di Giordania. Sarà presente la cancelliera Merkel, che la ricevette l'anno scorso, ed è presente anche il Presidente del Consiglio. Seguiremo questo avvenimento, questa cerimonia di grande significato con Piero Damosso. Piero, qual è allora il significato religioso e culturale di questa cerimonia? Buongiorno a tutti, buongiorno Marco. È un grande momento per il dialogo tra i cristiani e i musulmani. Il significato più importante di questa consegna della Lampada della Pace al re Abdullah II di Giordania si inserisce proprio in questo contesto di una ripresa fortissima del dialogo tra il cristianesimo e l'Islam. È appena iniziata la cerimonia con le presentazioni. Perché questo fortissimo sviluppo del dialogo? Perché tutto è cominciato, è ricominciato potremmo dire, all'inizio di febbraio ad Abu Dhabi con la firma dello storico documento sulla fratellanza universale sottoscritto da Papa Francesco e dal rettore dell'Università di Al-Azhar del Cairo, l'imam al-Tayyeb. Diciamo due parole anche, ricordiamo ai telespettatori chi è il re Abdullah II di Giordania, il figlio del celebre re Hussein di Giordania, quello che veniva chiamato il piccolo re. E re Abdullah è sul trono dal 1999, ma sentiamo subito Merkel, il custode del Tajani, Sacro Convento, padre Conte, Gambetti, che saluta signori cardinali e vescovi, le autorità presenti. Autorità civili e militari, amici e giovani qui presenti, accogliete il saluto di frate Francesco. Il Signore ti dia pace. Nel corso della quinta crociata tra il 1219 e il 1220, Francesco d'Assisi volle recarsi, intrepido e munito solo dello scudo della fede, nell'accampamento del sultano d'Egitto, Malik al-Kamil. Il poverello di Assisi fu accolto onorevolmente e fu curato molto umanamente nella sua malattia. Così narrano le cronache. Non si sa che cosa si dissero, tuttavia essi sono ancora oggi silenziosi testimoni del potere benefico della parola che costruisce ponti e crea un'esperienza autentica di dialogo, una prossimità in grado di reindirizzare le vie, di superare le differenze, di puntare alla profondità dei sogni comuni per promuovere la pace e la comunione. Ad 800 anni di distanza da quell'episodio, noi abbiamo chiesto al re Abdullah II ibn al-Hussein, membro degli Hascemiti, la famiglia reale di Giordania più antica del mondo islamico, di accettare un nostro riconoscimento. Come nel 1219 si trovarono di fronte due uomini molto diversi, ma tanto prossimi, così crediamo accada ancora oggi in questo nostro incontro. Sua Maestà è dedita alla promozione dei diritti umani e dell'armonia interreligiosa. Si adopera per la riforma dell'istruzione e per la tutela della libertà di culto ed è impegnata strenuamente per offrire un rifugio sicuro a milioni di profughi. Grazie Maestà, grazie Giordania. Ci sentiamo onorati di accogliere lei e la regina nella casa di frate Francesco ed affidare a vostra maestà la lampada della pace. Noi siamo stati colpiti dalla vostra guida illuminata e da alcune vostre parole e gesti. Oltre a quanto richiamavo poc'anzi, sappiamo che lei ha lavorato per la tolleranza e l'unità nel mondo islamico segnato da differenti correnti teologiche
ed ha chiarito che essere musulmani significa innanzitutto mettere in pratica quanto è scritto nel Corano. Nessuno ha fede fino a quando non ama per il suo prossimo ciò che ama per se stesso. Come lei ebbe a ricordarci nel 2015, durante il suo discorso al Parlamento europeo, un vero musulmano da sempre impara il rispetto e la cura per gli altri, per le cose degli altri e per l'ambiente. E il saluto che attingete dalla vostra fede in Dio compassionevole e misericordioso, assalamu alaikum, cioè l'auspicio che l'altro sia benedetto con la pace, si incontra con quello che Francesco d'Assisi attinge dal Vangelo che vi ho rivolto all'inizio. Grazie Maestà. Grazie anche per la proposta di cooperazione contro il male, basata sui comandamenti dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. Grazie per aver cercato fin dal 2007 una parola comune tra noi e voi. E quanto hanno promosso di recente Sua Santità Papa Francesco, il grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, sottoscrivendo il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Grazie poi per aver sottolineato l'imperativo morale di promuovere e comprendere i valori di pace insiti in tutte le religioni ed aver portato all'attenzione dei rappresentanti delle Nazioni Unite la necessità che tutte le persone di buona volontà, con o senza fede, collaborino per diffondere la convivenza pacifica e l'armonia per amore del bene e per amore del prossimo. Dio vi benedica. Grazie infine per la cura dei siti sacri musulmani e cristiani. Tra questi ultimi mi piace menzionare il luogo del battesimo di Gesù situato nella valle del Giordano a nord del Mar Morto, visitato anche da Papa Francesco nel 2014, ora patrimonio dell'umanità. Il luogo ricorda l'episodio in cui Gesù scese nelle acque del Giordano per ricevere il battesimo da Giovanni. Egli si metteva così in compagnia dei peccatori, di tutti gli uomini e di ciascun uomo, perché su tutti e a vantaggio di tutti risuonasse dal cielo la parola che indicava il suo mistero. Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Noi crediamo fermamente di essere stati accolti da Dio nella nostra miseria. Per questo vogliamo essere come Lui, accoglienti. Non agisce in nome di Cristo chi provoca morte intorno a sé, sopprimendo la vita nascente, producendo armi o usandole per uccidere, distruggendo l'ambiente. Non può dirsi cristiano chi è corrotto o corrompe, chi rifiuta l'altro o lo viola e non opera per costruire l'unità della famiglia umana nel rispetto delle differenze. Non opera a nome dei cristiani chi promuove la divisione e lo scontro tra le razze e le culture, favorendo nei popoli e nella vita sociale l'egoismo e la diffidenza. 2 anni fa consegnammo la lampada della pace all'allora presidente Santos, esprimendo l'augurio che la Colombia potesse costruire una pace stabile, fondata sull'amore reciproco, vissuto con mitezza e umiltà di cuore, capace di perdonare le colpe gli uni degli altri. Lo scorso anno, dando la lampada alla cancelliera Merkel, auspicammo la costruzione di un'Europa unita e plurale. E ancora oggi siamo convinti che il nostro continente non possa abdicare a questa sua vocazione e cedere ad illusorie quanto malsane aspirazioni sovraniste. Quest'anno, quest'anno, nell'offrire a lei la lampada della pace,
vorremmo perpetuare la memoria degli incontri benefici e luminosi avvenuti nella storia dell'umanità e rendere visibile l'azione amorosa che il nostro Dio, il misericordioso e il sommo bene, continua ad operare. Per questo affidiamo anche a lei il sogno della fraternità universale che, insieme ai nostri illustri ospiti, le chiediamo di promuovere ancora presso le Nazioni Unite. Siamo certi che un giorno la pace e il bene trionferanno. Grazie per il vostro impegno. Benedetto Dio, ieri, oggi e sempre. Questo era il saluto del custode del Sacro Convento, padre Gambetti, il saluto al re di Giordania. E ora, secondo il programma, la cancelliera prende la parola. Angela Merkel, la cancelliera Merkel riporta la lampada dell'anno passato, la riconsegna al custode. Ricordiamo che anche l'anno scorso, io ero qui proprio quando la lampada della pace fu consegnata alla cancelliera e si parlò e anche in quell'occasione del suo impegno per l'accoglienza la dei rifugiati siriani. Per un breve intervento. E c'è questa bella tradizione dello scambio tra chi l'ha ricevuta l'anno precedente e la consegna. Sì. Ecco. Ecco, come vi dicevo, prende la parola. Padre Custode, Eminenze, Vostra Maestà, Re Abdallah II di Giordania, Vostra Maestà, Regina Rania di Giordania, Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, caro Giuseppe Conte, Signor Presidente del Parlamento Europeo, caro Tajani, Eccellenze, signore e signori, noi ci siamo riuniti qui in un luogo che emana la pace, qui nella città natale di San Francesco, qui ad Assisi, dove Papa Giovanni Paolo II, in tempi della guerra fredda, per la prima volta aveva invitato i rappresentanti delle più diverse fedi in occasione di una giornata mondiale della preghiera. Ispirarci alla pace e donare la pace, mi sembra questa la cosa più urgente e più importante oggi. Già lo sguardo rivolto alla Siria ci costerna, ci sgomenta. Da 8 anni la morte, la sofferenza, la distruzione flagellano quel paese. Milioni di persone sono fuggiti davanti alla guerra e davanti alla violenza. E il paese vicino, la Giordania, non chiude gli occhi rispetto a questa tragedia. Al contrario, maestà, lei alle crudeltà della guerra risponde con umanità. Lei aiuta tanti rifugiati profughi e chi ha perso tutto, tanti sradicati, concedendo loro rifugio e protezione. Non un fatto acquisito. La Giordania ha all'incirca 10 milioni di abitanti. Il paese ha accolto, oltre ai profughi palestinesi che già ci sono, ha accolto più di 770.000 profughi dalla Siria. E queste sono solo le cifre ufficiali. Se noi questo rapporto tra popolazione profugo trasferessimo alla Germania, questo significherebbe l'accoglienza di circa 5,7 milioni di persone, per l'Italia più di 4 milioni. Noi europei veramente facciamo bene a essere consapevoli di tali dimensioni. Questo non solo ci impone il massimo rispetto dinanzi all'opera della popolazione del governo della Giordania, ma questo richiede anche la nostra solidarietà. Anche in futuro dobbiamo essere pronti a dare una mano alla Giordania, dobbiamo essere al suo fianco e no, insieme alla Giordania ad altri partner non desisteremo nei nostri sforzi per adoperarci per un processo politico in Siria che finalmente possa portare la pace a questo paese che tanto ha sofferto. La pace ovunque, in qualsiasi momento, è un grande compito. La pace non cresce da sola e non è mai un fatto acquisito una volta che è stata raggiunta. E sempre di nuovo deve essere preservata, una volta raggiunta, deve sempre essere creata e protetta. E per questo occorrono persone coraggiose, ragionevoli, misericordiose e soprattutto aperte al mondo.
8 secoli fa orsono, Francesco d'Assisi ruppe con un tabù quando si avvicinava ai lebbrosi, che erano socialmente emarginati, stringendogli la mano. Egli predicava e viveva la misericordia e la comprensione. Se oggi ci guardiamo attorno nel mondo, se vediamo gli attacchi terroristici contro i fedeli raccolti in preghiera nelle chiese, come ad esempio i cristiani copti in Egitto, o più recentemente nelle moschee contro i musulmani nella nuova zelandese Christchurch, sempre di nuovo dobbiamo porci questa domanda: ma che cosa abbiamo veramente effettivamente imparato dalla storia dell'umanità? Come mai esseri umani infliggono tante sofferenze ad altri esseri umani? Queste domande vecchie quanto la stessa storia, e che sono appunto hanno la stessa età della nostra storia, in fin dei conti sono deprimenti, ma non dobbiamo mai rassegnarci, mai, dico. Anzi, dobbiamo andare avanti infaticabilmente per lavorare, aggiungere e a contribuire ad una convivenza pacifica, o almeno ad una coesistenza pacifica. E perciò il dialogo interreligioso è irrinunciabile. Esso può aiutare a prevenire o addirittura a superare i preconcetti, i pregiudizi. Certo, i dialoghi interreligiosi e interculturali non sempre sono semplici, però le questioni delle regioni, della cultura, toccano l'identità stessa di ognuno di noi. Noi sappiamo molto bene quanto possano essere importanti le religioni, le culture per il singolo, e quanto fortemente possano caratterizzare un'intera comunità. Ma la disponibilità a vedere il mondo anche con gli occhi degli altri, o a ancora di più prestare ascolto anche all'altro, e il rispetto reciproco, sono due condizioni che sono due cose che si condizionano reciprocamente, e questo vale anche per il rispetto dei legami religiosi, che rafforza la convivenza pacifica. Maestà, pertanto non possiamo apprezzare abbastanza che lei sempre si sia posto al servizio della comprensione tra le religioni e le culture. Lei ha lanciato un particolare segnale proprio nel 2007, quando ha appoggiato la lettera aperta, io cito una parola comune tra noi e voi, lettera inviata da 138 studiosi islamici ai capi delle chiese cristiane. Una tale offerta al dialogo è unica nella storia di 1400 anni delle relazioni tra musulmani e cristiani. Lei ha fatto di più ancora, maestà. Nell'anno 2010 propose all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'istituzione di una, e cito letteralmente, settimana dell'armonia tra le religioni, e da allora questa settimana viene celebrata ogni anno in febbraio. In parole povere, maestà, lei rafforza la comprensione, lei dona speranza, lei si impegna, si adopera per la pace, e facendo così è diventato un esempio, un modello oltre la Giordania, oltre il vicino Occidente. Lei è un vero ambasciatore mondiale della pace, e questo è il titolo che oggi le viene conferito. In esso si rispecchiano la sua opera, la sua azione e le sue convinzioni, e questo è il fatto che sia stato accompagnata dalla sua consorte Rania, ci fa oltremodo piacere, e questo non vale da ultimo neanche per la sua posizione insieme per quanto riguarda il rapporto tra la Giordania con lo Stato di Israele, ripeto, la posizione che lei assume completamente, e questo a prescindere dalla difficoltà di fare sì che due stati, Israele e Palestina, possano giungere ad una situazione in cui vivono fianco a fianco, in pace e nella sicurezza. E per me è un grande onore e una particolare gioia di poter passare la lampada della pace quest'oggi a lei, maestà. Un grazie di cuore. La cancelliera Merkel, Piero, ha definito il re Abdullah di Giordania vero ambasciatore mondiale della pace. E anche ricordato sì, che la regina Rania è particolarmente impegnata. Ecco, momento atteso della cerimonia. Sì.
la consegna della lampada della pace. È stato un momento molto toccante l'intervento II. Della cancelliera Merkel. È molto sentito. Ecco la cerimonia. E la consegna della lampada. Ora il custode consegna la lampada mentre le chiarine di Assisi intonano l'inno. Il discorso atteso da parte di Sua Maestà il Re Abdullah. Non finiremo mai di sottolineare l'importanza della consegna ad un re musulmano sunnita proprio in nome dei luoghi più sacri del cristianesimo e del cattolicesimo, proprio in nome del dialogo e di un re di una zona geopoliticamente Bismillahirrahmanirrahim. Delicatissima. In the name of God, the nel nome di Dio, clemente e misericordioso. Reverendo Padre Gambetti, Primo Ministro Conte, Cancelliera Merkel, Presidente Tajani, Eccellenze, cari amici, la magnificenza di questa basilica e la spiritualità del periodo di Quaresima vi portano a riflettere sull'importanza di questa occasione che ci vede qui riuniti in pace e speranza. E io sono onorato di poter condividere questo con voi. La pace di questo luogo è un motivo in più per ricordare le vittime dell'attacco terroristico alle due moschee a Christchurch in Nuova Zelanda 2 settimane fa. Tali malvagità, ovunque abbiano luogo, addolorano tutti noi. Vi invito quindi a osservare un minuto di silenzio per commemorare quelle vittime, tutti i caduti, vittime di odio e violenza. Cari amici, è con spirito di umiltà che ricevo la lampada della pace per conto di tutti quelli che si adoperano per costruire un futuro migliore e in particolare per il popolo giordano, musulmani e cristiani senza distinzione, che sopporta enormi sacrifici per garantire un avvenire migliore a tutti. Quindi, Padre Gambetti, ringrazio lei e tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro ed esprimo il mio personale riconoscimento all'ordine dei frati francescani che in diverse parti del mondo, da Assisi al Monte Nebo in Giordania e altrove, prestano diligentemente servizio. Desidero esprimere il mio più vivo e convinto apprezzamento al Primo Ministro Conte. L'Italia è un grande amico della Giordania e un importante alleato negli sforzi di pace, soprattutto nella mia regione. E Cardinale Bassetti, rivolgo un ringraziamento speciale a lei per l'impegno della Chiesa Cattolica al fianco dei musulmani nel dialogo interreligioso. Insieme, i fedeli delle nostre due religioni sono più della metà della popolazione del pianeta e non è mai stato più importante di adesso convivere in armonia. Cari amici, per me la lampada della pace di San Francesco è un simbolo di luce e di pace che ci guida verso un futuro migliore per tutti i popoli della terra, indipendentemente dal loro credo, paese e comunità. Tuttavia abbiamo anche il dovere di tenere viva la sua fiamma, perché ciò che favorisce la pace globale è il reciproco rispetto e la comprensione. Per questo motivo
È un grandissimo significato per me ricevere la lampada della pace da una persona che ha fatto tantissimo per promuovere il mutuo intendimento e il rispetto tra i popoli, la mia cara amica cancelliera Merkel. Soltanto unendo il nostro lavoro, l'umanità potrà affrontare le grandi sfide del momento, trovare soluzioni per le gravi crisi mondiali, proteggere l'ambiente e dare a tutti, in modo particolare ai giovani, speranze e opportunità. San Francesco, a cui questa santa basilica è dedicata, è conosciuto in tutto il mondo per la sua compassione verso tutti gli uomini e gli altri esseri viventi. Questo tipo di amore verso il prossimo è un importante insegnamento per tutti noi oggi. È inconfutabile che non siano fatti allo stesso modo, ma tutti nel mondo abbiamo le stesse preoccupazioni, le stesse necessità e le stesse speranze. Per raggiungere un futuro migliore, dobbiamo intraprendere una strada comune. Nel sacro libro del Corano Dio dice: «O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e tribù affinché vi conosceste a vicenda». Presso Allah, il più nobile di voi è colui che più teme il Dio. Oggi, per fare in modo che i popoli si conoscano, è necessario un dialogo autentico. Dobbiamo parlarci onestamente, ascoltare attentamente e agire guidati dai valori positivi che tutti noi condividiamo. Io e il mio popolo sosteniamo con forza il dialogo. Nel messaggio di Amman, un appello rivolto al mondo islamico, abbiamo riaffermato i tre valori principali dell'Islam: la tolleranza, la compassione e il rispetto reciproco. Molte voci moderate, la maggioranza dei credenti musulmani, si sono unite a noi nel rifiutare ogni tentativo di distorsione della nostra religione. Nella lettera aperta, una parola comune tra noi e voi, rivolta ai fratelli cristiani di tutto il mondo, eminenti personalità religiose musulmane e giordane hanno sottoscritto un appello per ribadire i principi comuni alle nostre due fedi, in particolar modo l'amore per l'unico Dio e l'amore per il prossimo. Da tutte le parti del mondo, leader cristiani hanno accolto questa lettera come la base per promuovere un dialogo costruttivo ed efficace. Cari amici, i principi di coesistenza pacifica e armonia interreligiosa sono profondamente radicati nel patrimonio culturale della Giordania. Il mio paese è terra di un'antica comunità cristiana che, come tutto il popolo giordano, contribuisce attivamente al progresso del proprio paese. I cristiani sono presenti in Medio Oriente da millenni e restano una componente vitale per il futuro della nostra regione. La Giordania fa parte della Terra Santa. I cinque profeti o messaggeri risoluti, come vengono chiamati nel Corano, profeti del giudaismo, del cristianesimo e dell'Islam, che la pace regni su di loro, con la loro presenza hanno reso santa la nostra terra. Io stesso sono stato onorato di aver contribuito al recupero di Betania, oltre il Giordano, luogo del battesimo di Gesù Cristo. Che la pace regni su di lui. La Giordania ha sempre accolto con gioia le visite dei pontefici, dal 1964, prima visita di un papa in un paese musulmano, al 2014. Anno del pellegrinaggio in Terra Santa di Sua Santità Papa Francesco. L'impegno della Giordania a promuovere la pace e l'armonia tra i popoli caratterizza il nostro ruolo internazionale, il nostro approccio globale contro il terrorismo e l'odio su tutti i fronti, la nostra ricerca di soluzioni efficaci alle crisi globali e regionali e i nostri attuali sforzi per una soluzione definitiva del principale conflitto della nostra regione, la crisi israelo-palestinese, dove auspichiamo uno Stato sovrano palestinese
autonomo e indipendente nei confini del 67 con Gerusalemme Est capitale e ove si garantisca anche la sicurezza di Israele come parte integrante della regione riconosciuta dai paesi arabi e musulmani di tutto il mondo. Ma oggi è perentorio agire per proteggere Gerusalemme. Il mio compito personale come sovrano hascemita e custode dei luoghi santi dell'Islam e del cristianesimo di Gerusalemme è di vigilare sulla sicurezza e il futuro della città santa. La Giordania è attivamente impegnata a sostenere il recupero di preziosi luoghi sacri musulmani e cristiani, inclusa la Chiesa del Santo Sepolcro. Amore e riguardo legano milioni di musulmani e cristiani di tutto il mondo alla città santa. E Gerusalemme deve e dovrà rimanere la città della pace, simbolo di unione tra le fedi. Cari amici, oggi in tutto il mondo milioni di musulmani si riuniscono per la preghiera del venerdì, come hanno fatto i fedeli che due settimane fa si sono recati nelle due moschee in Nuova Zelanda. Ed oggi, come ogni giorno, cinque volte al giorno, noi musulmani preghiamo e invochiamo la pace. Quindi io vi invito ad ascoltare questo appello. Vi chiedo di essere uniti e di alimentare insieme il faro della pace per diffondere comprensione e speranza in questo mondo che ne ha estremo bisogno. Che la benedizione di Dio e la pace sia con tutti voi. Che Dio vi benedica. Un discorso, Piero, all'altezza delle molto aspettative, alto. All'altezza delle aspettative. E anche concreto, perché ha affrontato anche alcuni nodi pratici per la soluzione delle crisi globali. E ora, mentre il custode ringrazia Sua Maestà il Re per il saluto, la cappella musicale c'è un altro elemento che volevo sottolineare, la presenza del Presidente del Parlamento Europeo Tajani. Sì. È un altro, come dire, una presenza simbolica, perché il Parlamento Europeo, la massima espressione democratica dell'Unione Europea, sì, del continente europeo, che, come dire, si fa anche garante e promotore dell'azione di pace. Ci aiuta a capire cosa significava per San Francesco l'armonia e la pace tra l'uomo e le creature. È una sorpresa finale quella che adesso ascolteremo. Musicale. Musicale, sì. L'esecuzione del Cantico delle Creature da parte della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco. Ascoltiamo.
Lo avete visto prima, Andrea Bocelli, che concluderà questa cerimonia. È stato il cantico delle creature di Adesso sarà presentato Stella, da Padre Enzo Fortunato, che come avete sentito ora ha presentato tutta la amata dal mondo musulmano, dalla tutta fede, questa giornata. Una giornata importante perché il re di Giordania, sovrano islamico, è venuto ad Assisi. Domani Papa Francesco andrà in Marocco, il dialogo tra cristiani e musulmani continua e forse sta conoscendo una nuova stagione. E noi con sulle note dell'Ave Maria interpretata da Andrea Bocelli con Piero D'Amosso, gentili telespettatori, vi salutiamo, vi ringraziamo dell'attenzione e vi auguriamo un buongiorno. Buona giornata a tutti da Assisi. Grazie Andrea. Il custode viene. Vai.